Signore, sei la mia forza, mia roccia, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Fratelli e sorelle, buona domenica e auguri per questo giorno della risurrezione del nostro Signore. E anche in questa domenica il Signore ci offre questa possibilità di riflettere sulla Sua parola. Lo sapete, la Sua parola ci aiuta proprio a crescere e a camminare verso di Lui. E continuiamo la lezione continua del capitolo tredicesimo del Vangelo secondo Matteo. E come la domenica scorsa, anche oggi il Signore ci offre tre immagini, tre similitudini per spiegarci il regno di Dio, cioè il tesoro, la perla preziosa e la rete. Allora, queste tre immagini ci invitano a riflettere quale posto ha nella nostra vita la parola di Dio, ossia come consideriamo il regno di Dio nella nostra vita. Guardate che la parola, il regno sono tutt'uno e senza la parola non possiamo capire il regno di Dio. E allora vediamo la terza immagine, la rete, come il filo rosso che unisce le due altre immagini, perché se siamo nella rete, nella stessa rete che la Chiesa, la famiglia di Dio, possiamo compiere un discernimento per poter capire quale l'importanza ha il regno di Dio. Perché non si tratta di fissare lo sguardo, l'attenzione sulle cose preziose di questo mondo, ma il regno di Dio è più prezioso di qualunque cosa preziosa che possiamo incontrare nella vita di ogni giorno. Allora, quando siamo nella rete che è la Chiesa, la famiglia di Dio, gioiamo di compiere questo discernimento. Il discernimento che consiste nel mettere Dio al primo posto nella nostra vita. Però questo non basta. Dio è al primo posto, sì certo, ma se Dio è al primo posto nella mia vita, devo anche compiere gli atti che fanno vedere questa presenza che mi abita. E non è non si tratta di cadere nel volontarismo o nella dimensione di fare tantissime cose, ma nella pazienza di Dio possiamo camminare verso di Lui e approfittare di tutte le grazie che Lui ci offre nella nostra vita per poter operare una scelta giusta. Però arrivare a dire Dio veramente è l'unica cosa che basta nella nostra vita, nella mia vita di ogni giorno. Allora, come la volta scorsa, anche oggi andate, trovate le vostre Bibbie e leggete il Vangelo secondo Matteo al capitolo tredicesimo, dal versetto 44 al 52. E che Dio vi benedica, vi accompagni, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una buona domenica a tutti.